ritorna a giocare con la squadra del FST Rio Nero, che batte il secondo tempo sul pallone numero 7 Cardillo, e tira subito l'attaccante biancoceleste per provare a spiazzare il portiere Asquino, ma in pratica la sfera termina sul fondo area. Ricordiamo il risultato 1-0 a favore della squadra del Vultur Rionero, batte il numero 1 Asquino, il destro, pallone che giunge al centrocampo, biancorossi in avanti con numero 4 Parisi, la sfera in profondità, ecco appunto Ciardillo, la sfera viene recuperata dai biancazzurri, c'è il tacco, di nuovo la squadra in azione della Vultur Rionero con il numero 7 Vaccaro, palla fuori, rimessa laterale, Vultur Rionero in azione di gioco con il numero 6 Grillo, palla in profondità, sfera recuperata dal numero 4 Parisi, ed ecco che c'è il contropiede della squadra ospite della FST Rionero. Cammarota apre, ma in realtà la sfera viene ribattuta, ottima la sua giocata, l'intenzione di gioco, l'iniziativa continua con il numero 9 Bucci, ed ecco di nuovo i biancorossi in azione con numero 4 Ciardillo, pallone in orizzontale, la sfera sul laterale destro, attenzione c'è un tackle, pallone recuperato dalla squadra ospite Parisi in azione, palla a terra, sfera numero 5 Bocchicchio, pallone in profondità, sfera lanciata di nuovo per Cammarota, palla che viene recuperata in un secondo momento, ed ecco la squadra della FST Rionero di nuovo in azione con il suo numero 9 Vucci, poi recupera il numero 6 Angelillo, pallone che viene lanciato in profondità, sfera che viene recuperato dal numero 1 Asquino, appunto l'arbitro fischia la punizione, perché in pratica in questo caso c'è punizione secondo l'arbitro. Vediamo cosa succede, la dinamica di questa iniziativa che arriva all'improvviso, punizione, ed ecco sul pallone il numero 10 Cammarota, c'è anche il numero 8 Pietragalla per poter pareggiare i conti, punizione, alla grande, ed ecco il pareggio della FST Rionero, dell'FST Rionero pareggia i conti con il numero su numero 8 Pietragalla, quindi qui allo stadio comunale di Rionero il secondo tempo si riapre con il pareggio del risultato di ambedue le squadre, quindi 1-1 in svantaggio in un primo momento la squadra del presidente Dapoto, che poi è riuscita a pareggiare nel secondo tempo, quindi 1-1 il risultato, si riparte da centrocampo. Albanese, pallone al numero 11 La Rotonda, il tiro finale, sfera nelle mani del numero 1 Fortuna, che diciamo la verità è stato il migliore tra i giocatori della squadra del FST Rionero nel primo tempo, ha effettuato numerose parate su diverse occasioni di gioco presentate dalla squadra del Vultur Rionero,
che è di nuovo in azione, pallone a centrocampo. Pallone al numero 3, si avanza, c'è un tackle, pallone fuori. Rimessa laterale a fuori della squadra di casa, perde palla, 1-1 il risultato, ed ecco che c'è il contropiede Cammarota, interviene il portiere che blocca. Allora in profondità, deviazione, e ancora il numero 2 Cassandro Cipolla. Vaccaro, Tegel, di nuovo deviazione, ed ecco che c'è la contentezza sulla panchina. Ecco il presidente da Poto soddisfatto di questo risultato in questo momento, 1-1. Di nuovo la squadra del Vulturio Nero in azione, l'approfondimento del gioco in area di rigore, la sfera viene recuperata ancora dai biancorossi che si lanciano, il cross ribattuto, c'è deviazione da parte del numero 4 Parisi, attenzione giocatore a terra, è davvero una partita molto aperta. Ecco, questi sono davvero i grandi derby dove non si va a vedere in pratica il localismo, ma è stata una partita davvero molto aperta dove c'è stato molto gioco, quindi una partita molto aperta dove il pubblico ha visto lo spettacolo nel primo tempo, grazie ad una serie di iniziative. Corner per la squadra di casa e la Vulturio Nero. Il cross, pallone ribattuto, tiro ancora finale, ci prova e alla fine la palla termina sul fondo. L'arbitro attribuisce il fondo area. Fondo aria, passaggio per Pietragalla. Ancora Sguera in azione, cerca la triangolazione, ci prova, la ottiene, ottima l'intenzione di gioco del centravanti biancorosso che è stato in questo caso molto fantasista nell'azione. Di nuovo la squadra di casa che avanza con la compagine del biancoceleste davanti, prosegue l'iniziativa. Pallone al numero 10, Marzullo, Tekel da parte del numero 7 Cardillo, sera che termina fuori, rimessa laterale, intanto c'è una sostituzione, entra il numero 13 Taggio per la squadra della Vultur. Taggio entra in sostituzione del numero 5 Pietrafesi. La Vultur Nero sostituisce il numero 5 con il numero 13 Taggio, ecco qua. Vabbè, non c'è problema, continuiamo a giocare qui allo stadio di Rio Nero, quindi Taggio sostituisce Pietrafesa, e noi biancorossi. Vaccaro,
Mazzoli in azione. C'è una copertura da parte di Grillo, ma il giocatore giustamente lancia la palla fuori. Rimessa laterale, ed ecco che la FSF Rionero Camarota ha una grande opportunità, quella di lanciarsi in area di rigore. La sera però viene recuperata dal biancorosso. Attribuisce un normale fondo d'aria, batte il numero 1 Fortuna, lancio di Pietragalla, allora ribattuto, l'1-2 della Vultur che perde palla, la riconquista il numero 7 Cardillo, lancia in profondità, scivola un calciatore, pallone deviato, biancoceleste in azione, fallo, l'arbitro fa proseguire per regola del vantaggio. Sfera che poi termina fuori, rimessa laterale, giocatore a terra intanto in questo momento. Palla che viene comunque riconsegnata alla squadra di casa. Di nuovo in azione di gioco. Due biancazzurri in avanti proseguono l'iniziativa. Pietragalla in azione di gioco. Lancia in profondità il suo esterno destro per il numero 11 Pietro Pinto, il quale cercava di inserirsi in area di rigore. Di nuovo l'iniziativa della squadra di casa, Pietro Pinto in azione, scusate, Cammarotta, passaggio arretrato, c'è l'avanzata, tiro finale in destro, ottima l'intenzione di gioco del calciatore della squadra dell'FST Rionero. Intanto sulla panchina, infatti, dell'FST Rionero si respira un'aria serena, ecco le immagini del presidente Dapoto, l'allenatore, come si può vedere dalle immagini che attribuisce le relative indicazioni, mister Cassese. Pallone deviato. Di nuovo il biancazzurro in azione del gioco, che adesso veramente in questo secondo tempo hanno cambiato strategia. Sono più energici, più determinati e più incisivi nella costruzione delle azioni di gioco. Tutto di prima. E intanto fanno già melina i calciatori, come si può vedere dall'immagine, però c'è una disattenzione. Fallo, punizione, fallo sul numero 9 Sguera. E l'arbitro fischia la punizione a centrocampo. Punizione, sempre qui collegati da Rionero in Vulture, risultato fermo sull'1-1 tra la squadra della Vulture Rionero contro FST Rionero. Ricordiamo il derby di eccellenza 2013-2014. Biancorossi in azione, palla deviata ed è corner. Corner per la squadra. No, no, vabbè. Biancorossa in gioco,
Milanese in area di rigore, il cross, attenzione, si riparte da centrocampo, lancio sulla laterale sinistra, allora è fuori, difende molto bene la palla Bocchicchio, punizione per la molto bene. Di sinistra, pallone che termina fuori, fondo area, Zecco che praticamente batte il numero uno Fortuna, il destro, il lancio, il centrocampo, provando il testo, quante cazzo avrai? Passaggio arretrato. 3-1. Sguera, in questo caso non è determinato. Di nuovo la squadra della FSP di eliminazione. Fallo, attenzione. Sul numero 7 Carvino, punizione, il lancio in area di rigore, sfiora di testa il giocatore della FST Lionero, in questo caso aveva la grande possibilità di poter agguantare il pareggio. Giocatore a terra, si ferma il gioco, ecco appunto Cammarota, con il quale poco fa stava tentando il pareggio, il 2-2. Ecco le immagini. Noi biancorossi, azione, pallone intercettato sul numero 10 Marzullo, rimessa laterale, Vaccaro perde palla, ne conquista in effetti la squadra della FST di Milano.
ed entra in campo il numero 18 Marmora, che sostituisce il numero 6 Angelino. Fortitudo Sant'Arcisio Rionero sostituisce il numero 6 Angelino con il numero 18 Marmora. Messa laterale. La rotonda, deviazione. Fallo, punizione. In profondità. Allora recuperato dal numero 7. Grande giocata questa di Cardillo. Fallo. Punizione. Punizione battuta, pallone recuperato da Cardillo che di testa spedisce la palla fuori. Tiro finale. Fortuna in azione. Il lancio. Fallo punizione. Di nuovo squadra della FST Rionero in azione, pallone al numero 2, attenzione l'apertura in area di rigore, ed ecco proprio lui il nuovo ingresso di Marmora che cercava di poter piazzare la palla al centro dell'area di rigore. Eccolo le immagini, Marmora, sarebbe la strategia tattica per poter effettuare il pareggio. Pallone fuori. Lancio per Cammarota. Sfera nelle mani del numero 1. Pasquini. In destra. Lancio in profondità, Marmora ancora lui in area di rigore, attenzione, c'è confusione. Poi la palla giunge di nuovo al centrocampo, attenzione, spinta su Cammarota, l'arbitro fa continuare. Secondo l'arbitro, in questo caso è l'assistente dell'arbitro che ha fischiato la posizione irregolare, punizione.
calcio. Bianco-celeste davanti, Cammarota in azione. Attenzione. Biancorossi che recuperano. Viene intercettata, batte il numero 3, Bocchetti, Pietragalla, Bocchetti, ancora in azione. Giocatore a terra. Recupero, in verticale. Vediamo. Fanno punizione. Arretrato, lancio in profondità, Pietragalla, si riparte dalle retrovie con il numero 9 Lucci, che adesso assume una posizione arretrata perché è entrato appunto il numero 18 Marmora, ed eccolo Marmora in azione. Lancio di Pietragalla, Gallimo, ed è rimessa laterale a favore della FST Rionero. Pallone in area di rigore. Grande. Di nuovo il numero 5, Bocchicchio, Pietragalla. Pallone sul laterale sinistro, il cross, colpo di testa deviato e quindi di nuovo in azione. Attenzione, vediamo cosa succede. I biancazzurri contestano nei confronti dell'assistente dell'arbitro. In questo momento ci sono tre calciatori, il numero 4 Parisi, poi c'è appunto il numero 8 Pietragalla, che in realtà rigore. Vediamo l'esito. In azione, il lancio di Pietragalla in area di rigore per Pietro Pinto, palla fuori, intercettazione della sfera, pallone deviato, Pietragalla, il destro, e per poco praticamente si poteva realizzare il 3-2, pallone fuori.
Palla fuori ed è di nuovo corner dalla bandierina Pierragan. Ci prova a piazzare la palla al centro dell'area di rigore. Il destro pallone ribattuto. Pietragan. Il cross. C'è di nuovo deviazione, corner. Dalla bandierina Pietragan. Il destro si lancia a Squino. Lancia in profondità. Di un'eliminazione che piomba direttamente fuori, nulla di fatto, risultato che resta invariato quando oramai siamo alla fine della gara. Ci avviamo verso le conclusioni. Il destro, pallone al centrocampo. Tallino in azione, prova a fare una triangolazione, mamma, peccato, in questo caso ecco il centravanti che è entrato nel secondo tempo e gli ha offerto comunque un buon calcio. C'è una sostituzione, esce il numero 11, la rotonda, ed entra il numero 14, Jaco Viello. La Busto Pionero sostituisce il numero 11, la rotonda Samuele, con il numero 14, Jaco Viello. Punizione. Il corner, punizione, fallo all'interno dell'area di rigore. Punizione. Punizione. Allora, numero 8. Pietragan che avanza, pallonetto, il lancio fermato, centrocampo,
braccio in verticale. Passaggio arretrato, allora per Pietragalla, offensiva, sfera data appunto a Marmora, e la squadra della FS Torino ancora in azione, ci prova da lontano Cammarota, la sfera viene ribattuta. Bucci, Marzullo, Callimo, allora per il 18 Marmora, triangolazione, Marzullo, Sanghino non c'è, mi sa. Cirragalla. Pietragalla. Cardillo. Nuovo Pietragalla in azione. Tiro finale, bellissimo tiro. Pallone bloccato. Pietro Pinto ci prova, ma il suo tiro destro viene fermato, intanto il giocatore a terra. L'arbitro fischia l'incontro di calcio, grazie per l'attenzione. Sì, appunto, la squadra saluta, la squadra, ecco qui,